8.000 aziende venete pronte ad invadere Roma in un grande corteo. Non ci interessa chi governa, dicono, subito meno tasse o le imprese sono morte. Mentre l'esecutivo esplode, un nuovo premier non eletto si prepara a governare. Da Venezia arriva l'allarme sull'emergenza democrazia in Italia. Furto da 100.000 euro nell'azienda al confine tra Veneto e Friuli e produce biciclette di campionissimi Ivan Basso e Peter Sagan. Con la pistola al check-in dell'aeroporto, un croato si giustifica: mia moglie me la mette sempre in valigia, se sono disarmato si preoccupa. Brugnaro Show, patron di Rai, attacca la Rai, oscura il basket, sostiene che vive solo grazie alle TV locali. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. Come avete sentito anche dai nostri titoli in apertura, ancora una volta abbiamo la rivolta delle imprese venete che lanciano un nuovo duro monito alla politica romana, in questi giorni affaccendata a scambiarsi cariche e poltrone. Saranno 8.000 gli imprenditori veneti che marceranno su Roma martedì prossimo per reclamare interventi immediati a sostegno delle piccole e medie imprese. Bisogna che cessi la burocrazia che sta opprimendo le imprese e soprattutto mette nelle condizioni di avere difficoltà di occupazione, che le tasse diventino quelle che sono nella media europea, che i costi delle energie rientrino, ma soprattutto la libertà di impresa che oggi non c'è. Non ci interessa quale premier ci troveremo di fronte, spiegano gli imprenditori. Per noi Letta, Renzi o chiunque altro non fa differenza. Noi ci rivolgiamo al Parlamento, ci rivolgiamo al governo che ci sarà oggi e a quello che ci sarà domani. Per noi non cambia chi lo guidi o chi siano i ministri. L'importante è che rispondino alle esigenze delle imprese italiane. 177.000 le imprese venete che hanno chiuso i battenti dall'inizio della crisi, più di 80 al giorno. Il saldo con le nuove attività nate nel frattempo rimane fortemente negativo, 18.000 in meno, il tempo stringe. La febbre è altissima, non c'è un'impresa che oggi non stia pensando se c'è futuro o se invece abbiamo già giocato tutte le nostre carte. È assolutamente necessario da parte di chi ci governa che i tempi che servono per recuperare un po' di competitività non siano sempre rimandati al giorno dopo o addirittura ai mesi dopo. Alla manifestazione parteciperanno anche i sindaci di Dolo, Mirano, Salzano, Scorzè e Santa Maria di Sala. La nostra battaglia è quella degli imprenditori, è la stessa che osa il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Semplificazione, meno tasse, sostegno all'economia e in pratica un po' più di attenzione a quello che è il lavoro. Credo che le loro rivendicazioni non fanno altro che ripercorrere quelle che sono le nostre richieste da tanto tempo. Un maxi furto di biciclette e attrezzatura varia in una famosa azienda specializzata nel settore poco distante da Cinto Cao Maggiore. Tutti i dettagli in questo servizio. Secondo me passano con un furgone, perché le portano via direttamente col lucchetto e tutto. Sì, con furgone di quelli chiusi. Come già accaduto nel Trevigiano e Pordenonese nei mesi scorsi. Un altro furto consistente di biciclette, si parla di circa 100.000 euro di valore, è stato messo a segno nella sede della società professionistica Cannondale Pro Cycling a Sesto a Reghena, a 200 metri dal confine col Veneto e la località gruarese di Giai. Sembra che i furti di bici siano frequenti in zona. Ho sentito dire che hanno visto a caricare molte biciclette su un furgone, che poi queste biciclette non vengono vendute in Italia ma passano i confini, almeno per sentito dire, perché io non ho visto. La persona che le ha viste dice: ho visto caricare e ho guardato per curiosità, era, oltre che aver pacchi, pacchetti, pacchettini, era pieno di biciclette. Sono stati rubati componenti per bicicletta in dotazione alla società, una delle squadre di ciclismo professionistico più importanti in Italia e nel mondo. I ladri sono riusciti ad entrare nella sede della squadra e portare via telai, manubri e altri accessori per le biciclette da corsa, utilizzate tra gli altri da Ivan Basso e dal campionissimo Peter Sagan. Sembra che dopo aver scardinato il portone d'ingresso del magazzino, i ladri abbiano sottratto svariati telai e attrezzature utilizzate dal team nelle competizioni a cui partecipa in tutto il mondo. Il personale della società sta procedendo all'inventario degli ingenti danni, indagini in corso da parte dei carabinieri. La Cannondale fino a quasi due anni fa si chiamava Liquigas. I proprietari non parlano. Dal momento che ultimamente questo tipo di furti è in aumento, l'ipotesi più probabile è quella di un mercato estero, anche a detta di alcuni residenti che non sembrano sorpresi dell'accaduto. È un furto su commissione, per conto mio.
perché hanno preso del materiale che a colpo sicuro. Dicono che ci sono bande specializzate per queste cose qua, no? Le posso dire una cosa, che io a Lignano ho 4 biciclette, no? Con 4 biciclette non ce n'ho più neanche una, perché non posso lasciarle fuori, perché se dimentico un attimino, poi ho provato, ti tagliano anche quel ferretto lì che assicura il lucchetto, no? Alla luce di quanto sta succedendo, arriva un grido d'allarme da Venezia al resto del paese. La Democrazia, sostiene una nuova associazione, è in grave pericolo. Mentre il governo Letta muore non tra le mura del Parlamento ma tra quelle di una riunione di partito e l'Italia si avvia al suo terzo governo consecutivo messo in piedi senza interpellare gli elettori a Venezia, un gruppo di cittadini preoccupati dello Stato, a loro dire comatoso della democrazia, si organizza in un nuovo comitato. Queste forze politiche ci stanno dicendo che a loro non interessa il consenso democratico, interessa assumere il potere per poter governare. A questo punto c'è da domandarsi, noi come cittadini ci vogliamo domandare, vogliono davvero rappresentarci? Vogliono davvero salvaguardare la democrazia? È interesse di queste forze rappresentare quelli che sono i bisogni e le necessità del paese o sono altri gli interessi? Tra le prime iniziative organizzate dalla neonata associazione SOS Democrazia, una serie di momenti di incontro sulla proposta della nuova legge elettorale, pensata, spiegano, in modo da tagliar fuori dal Parlamento qualunque voce di dissenso, ma la norma è solo la punta di un iceberg. Qui a me pare che il problema sia addirittura più ampio, cioè non ci vogliono neanche mandare a votare. Mi sembra che ci siano in atto dei meccanismi, anche questi cambi di governo, su quale base? Era già un governo di emergenza, era già un governo che doveva avere un mandato ristretto perché sappiamo com'è nato. La democrazia è un tema fondamentale, insistono i militanti, e per porlo all'attenzione siamo pronti anche ad azioni eclatanti. E vorremmo fare in modo che l'Italicum non venisse approvato con un governo che duri 3-4 anni, poi la Corte Costituzionale decide, ma siccome sta roba è incostituzionale, abroghiamo tutto. I comitati chiamano a raccolta i pendolari per sabato mattina a Venezia. È stato fissato un incontro pubblico dalle 10 alle 14 in Sala Leonardo, in Sestiere Cannareggio, per discutere di ogni aspetto legato al trasporto pubblico. Gli stati generali dei pendolari veneti sono stati organizzati dai comitati dei pendolari del Veneto orientale e di Quarto d'Altino insieme a Lega Ambiente. Vi deve essere un'offerta di trasporto che incontri i bisogni dei pendolari, offrendo puntualità, integrazione, capillarità e copertura del servizio, spiegano i promotori. Sappiamo che le condizioni economiche attuali richiedono attenzione nella programmazione, ma sappiamo anche che il trasporto pubblico, grazie alla sua maggiore sicurezza, riduce una serie di costi indiretti che comunque gravano sulla collettività. All'aeroporto Marco Polo di Tessera è stato fermato perché nel bagaglio a mano aveva una pistola. Lui si è giustificato: mia moglie me la mette sempre in valigia perché ha paura che mi succeda qualcosa. Questa ed altre brevi notizie dei comuni del Veneziano. Orribile esperienza per una ragazzina di 12 anni che rincasava a piedi dopo la scuola. Mestrina, originaria dell'Est Europa, stava percorrendo la strada di tutti i giorni quando all'improvviso un'auto grigia con a bordo 2 persone le si è affiancata procedendo a passo d'uomo. Un uomo l'ha invitata a salire offrendole un passaggio. Al rifiuto della ragazzina, l'auto è scattata in avanti sbarrandole la strada. La giovane si è salvata rifugiandosi di corsa in un vicino negozio di kebab dove è stata soccorsa dal titolare. Si cercano i tentati rapitori. L'obiettivo dei ladri era una tabaccheria di Gambarare di Mira. Avevano già segato le sbarre della saracinesca nascosti dal furgone bianco con cui erano arrivati, che a prima vista poteva essere scambiato per quello di uno dei tanti fornitori che si muovono alle prime luci dell'alba. Ma quando è scattato l'allarme dell'esercizio, l'intervento tempestivo di un metronotte ha interrotto l'azione criminale. All'arrivo delle forze dell'ordine, i 3, tutti coperti con i volti da passamontagna, si erano però già dileguati, lasciando sul posto il grosso del bottino. Si imbarca per Amsterdam all'aeroporto Marco Polo, ma al momento di passare il check-in dalla sua valigia salta fuori una pistola Browning con tanto di caricatore e proiettili. Singolare la giustificazione fornita dal 47enne croato agli agenti della polizia di frontiera. Ha spiegato Serafico che si trattava di un'arma regolarmente detenuta in patria, circostanza poi risultata vera e che a metterla nella valigia insieme a magliette e calzini era stata sua moglie. Una vecchia abitudine che faceva sentire la donna più sicura quando il proprio marito si trovava lontano da casa. Chi paga il canone ha diritto ad una programmazione equilibrata e così non è. Nessuno segue il basket e noi siamo stanchi, a dirlo è il presidente dell'Umana Reyer Luigi Brugnaro, che non ci sta più e insieme agli altri patron di Serie A ha firmato una lettera. Sentiamo.
il mondo del basket è stato per anni assolutamente, dire sottodimensionato e dire poco, per cui noi abbiamo diritto ad avere dal 15 al 20% dello, per esempio del tempo della domenica sportiva, la domenica, dal 15 al 20% del tempo, 4 ore di spettacolo parla solo di calcio e dopo ci lamentiamo che è un paese calciofilo. Non usa mezzi termini il presidente dell'Umana Reyer Luigi Brugnaro, che insieme agli altri 15 patron di Serie A ha firmato una lettera in cui si chiede uno spazio proporzionato nel servizio pubblico al peso che la palla a spicchi ha rispetto al calcio, e non è un favore, ma un diritto. Abbiamo dato i dati, sono evidenti, noi dal 15 al 20% tesserati o spettatori paganti, perché i dati inoppugnabili, e il nostro risultato è che sui telegiornali della RAI e sulle trasmissioni di intrattenimento, trasmissioni sportive, il basket non c'è. Per cui noi pretendiamo che questo spazio ci sia, ci è dovuto dal regolamento della RAI, la RAI appunto lavora in concessione col governo e lo fa, siccome ci fa pagare il canone, lo paghiamo tutti, lo pagano anche 1,5 milioni di spettatori paganti del basket. Un danno ingente per tutti, e dall'altra parte le televisioni locali sempre più penalizzate, che invece valorizzano il territorio e i suoi fiori all'occhiello. Vogliamo spiegare come la burocrazia sta di fatto fermando l'Italia. Noi pensiamo che dallo sport non ci sia soltanto da imparare per quanto riguarda le classifiche o il risultato sportivo, ma ci sia da imparare una idea di socialità, un'idea nuova dell'Italia, e proprio dalle piccole anche reti locali, dalle piccole aziende, dalle medio piccole aziende, che noi possiamo salvare il paese. Io penso che questa azione non sia soltanto legata allo sport, ma è simbolica, perché dobbiamo misurare con questa azione quanto riusciremo a svecchiare l'Italia. Siamo in mano a una burocrazia vecchia e spesso anche ignorante. Tanto che non dobbiamo aver paura, non dobbiamo arrenderci e soprattutto dobbiamo fare squadra tutti insieme. Intanto si chiede un incontro, ma se non ci saranno risultati si potrà anche sondare la via giudiziaria. Ed ora la vostra solidarietà per i veneti schiacciati dalla crisi. Oggi insieme a Mirella Tuzzato andiamo a Vicenza con la storia di Lorena, che sopravvive con 165 euro al mese. Cari amici, oggi siamo a Vicenza. Stiamo arrivando da Lorena. Ciao Lorena. Ciao. L'unica cosa che riesco a fare tuttora, solo 3 giorni alla settimana, ogni 15 giorni, per 24 ore al giorno, con un miserissimo stipendio di 165 euro mensili. Io ho una figlia. Minorenne ancora? Ancora minore, che va a scuola. La preoccupazione è proprio quella di affrontare giorno per giorno la vita odierna. Cos'è che ti dice tu? Quei 10 euro, quei 20 euro di uscita quando esce, che magari devi per forza dire no perché non c'è la possibilità di darli. È dura, è dura. Cosa, un desiderio che vorresti avere? Lavorare. Io vorrei che ci sia un po' di stabilità nella mia famiglia, a livello sia economico che lavorativo, per quanto riguarda mia madre. L'assegno, eccolo qua. Cosa vuoi dire ai telespettatori, Lorena? Ringrazio tutti, ringrazio Mirella e ringrazio tutta la redazione, perché sono favolosi, mi hanno aiutato e veramente hanno un cuore generoso e io sono felicissima. Grazie. Serve questo assegno? Tanto. Sì. Cosa farai con questi soldi? Il complesso bollette che mi assilla giorno per giorno, perché sono alte. Sono altissime e non ce la faccio. Perciò serviva questo assegno? Sì, grazie. Ed ora andiamo a Noale, che ha deciso di fare un regalo speciale di San Valentino ai suoi cittadini. È una giornata in cui invitiamo tutti i cittadini e gli studenti nel nostro ospedale di Noale, e dove alla mattina potranno farsi gli esami gratuiti del sangue e per gli studenti l'elettrocardiogramma. A Noale il giorno di San Valentino sarà dedicato al cuore, alla prevenzione e alla sensibilizzazione. Il 20% degli over 50 nell'USL 13 infatti presenta anomalie nei valori, come la pressione, il colesterolo o la glicemia, e prevenzione e conoscenza sono alla base. La popolazione è diventata sensibile,
ma deve essere educata continuamente nei modi di approccio alla prevenzione delle malattie. L'iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Cardiologia dell'ULS 13 con l'Associazione Amici del Cuore e la Città di Noale, punterà l'attenzione soprattutto sulla prevenzione da morte improvvisa durante l'attività sportiva e come poter intervenire. Comunque i dati che abbiamo a disposizione dicono che l'esercizio fisico ha un effetto prevalentemente favorevole, quindi va praticato. Ci sono anche alcuni rischi, cercheremo di spiegare bene quali rischi cardiovascolari possono accadere durante l'esercizio fisico e soprattutto quelle che sono le possibilità per ridurre al minimo, anche se non chiaramente azzerare, questo rischio, quindi l'importanza della visita preventiva, quindi della visita medico-sportiva, e l'importanza appunto di implementare un sistema per la gestione delle emergenze cardiovascolari, vale a dire la defibrillazione precoce negli ambienti sportivi. Ed ora vediamo quale sarà il livello della marea domani a Venezia. Previsione di venerdì 14 febbraio alle 4.25, un livello minimo di 40 cm, mentre alle 10.05 ci sarà il picco massimo della giornata di 90 cm. Tutto tranquillo alle 16.35, andiamo a meno 15, mentre in serata alle 23.05 un livello massimo di 80 cm. E vi ricordo che tutta l'informazione di Rete Veneta la trovate anche al sito www.reteveneta.it tramite gli aggiornamenti costanti in Facebook e Twitter. Le trasmissioni, le edizioni dei TG e anche Focus sono interamente visibili sul sito, ma anche tramite la nostra applicazione che potrete scaricare gratuitamente per tablet e cellulare. E tornano questa sera a partire dalle 21.05 i veneti schiacciati dalla crisi, ospiti a Focus, le testimonianze di chi vive la crisi sulla propria pelle e la tragica interminabile serie di suicidi. E in studio con il direttore Luigi Bacialli ci saranno dunque molti ospiti per discutere di questo e voi potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.